Buonasera, bentrovati. Io ho un piccolo complesso nel parlare qui al posto delle autorità del Comune di Mendrisio, però ormai c'è fatto l'abitudine, quindi mi scuseranno, ma lo faccio sempre volentieri, poi con la speranza di fare un giorno, diciamo, qualcosa di veramente mendrisiesco. Posso usare questo termine, non so, c'è la professoressa Baioni, magari mi correggerà. Bentrovati. Questa sera è un po' la sintesi di tutta l'attività che l'Associazione Mario Luzzi di Mendrisio, che il Presidente Andrea Nettel, tutte le attività che ha avuto durante l'anno, questa sera si chiudono con questo incontro, al quale ci sarà una sintesi dello stesso Nettel. E poi avremo un intervento della professoressa Baioni dell'Università di Torino, un intervento dedicato a Luzzi e poi un intervento di Monsignor Gian Antonio Borgonovo. Da Luzzi passeremo anche a una riflessione sul Natale. È un momento un po' particolare dell'anno, siamo alle soglie del Natale e si chiude questa annata che ha ricordato il centenario di Luzzi. Io penso che nessun poeta è stato ricordato come Luzzi in questi ultimi anni. La vostra associazione ha percorso l'Italia e non soltanto, ha fatto manifestazioni in Svizzera, di Luzzi se ne è parlato in ogni parte, in ogni modo, ci sono stati giornali, interventi, libri, è stato un momento di grande comunicazione e direi che si è ricordato un poeta che in qualche modo ha lasciato una traccia profonda nel nostro tempo. Io direi che questa sera è una sera di saluto, una sera di commiato di questo anno, tra l'altro l'anno 21 si apre il vissimo anniversario della scomparsa e quindi sarà praticamente un'altra occasione per ritrovarci, per continuare il discorso su Mario Luzzi. Però questa è anche una sera speciale perché si torna qua a Mendrisio con questo incontro, con una serie di riflessioni che saranno anche in parte sorprendenti e poi vedremo come. Io però adesso vorrei pregare nel salutarvi tutti, questa sera siamo scettissimi, siamo pochi ma abbiamo, diciamo, un peso specifico terribile, ognuno di noi rappresenta un piccolo esercito e quindi è come se fossimo tantissimi, quindi ringrazio tutti coloro che sono proprio venuti. Io adesso vorrei pregare Paolo Andrea Nettel, che tra l'altro ha pronto anche delle immagini, dei video, e questa sera quindi parlerà proprio come quei conferenzieri ipermoderni, facendoci vedere proprio gli inviti dell'ordine eccetera, per una sintesi di questa annata dedicata a Mario Luzzi, lui che gli è stato amico, gli è stato vicino e che quest'anno è stato veramente il motore mobile proprio delle celebrazioni. Come abbia fatto Paolo ad essere continuamente così presente, continuamente così attivo, per me rimane un mistero, perché ogni tanto mi ha veramente fatto svegliare all'alba, tornato in piena notte, eccetera, eccetera. Cioè, ho fatto una vita da bohemien all'insegna di Luzzi, ma ne valeva la pena. Tra l'altro, gli appuntamenti, vedrete, non sono cose da Santa Maria di Grazia, Duomo di Milano, San Miniato, Università, cioè tutti i centri, diciamo così, belli, importanti, affascinanti, che carichi di simboli, sono stati toccati. E questa sera torniamo qua a Mendrisio, che nel municipio di Mendrisio, che è la città che accoglie appunto l'associazione. Direi che in fondo possiamo dire è stata una buona annata, siamo un po' fieri di quello che abbiamo fatto, lo possiamo dire anche magari sottovoce, magari forte, però ce lo possiamo dire. Allora la parola a Paolo. Buonasera a tutti, intanto un grazie sempre all'autorità comunale che ci permette di utilizzare questi locali. Sarò veramente breve. Il nostro centenario è partito con questo logo e lo abbiamo impreziosito, il centenario, intanto con un comitato d'onore molto importante. Tutto il centenario e tutti gli eventi del centenario, che ha avuto anche l'onore dell'alto patronato del Presidente della Repubblica, sul quale tornerò alla fine, è vissuto perché
siamo riusciti a convincere un gruppo di amici, di sostenitori, che non voglio chiamare come, se non veramente sostenitori amici, ecco, quindi non voglio usare quella parola che tutti usano come sponsor. Noi non abbiamo sponsor, la cultura può vivere di sostegni di amici. E allora certamente in primis dobbiamo segnalare Banca IMI, poi la Banca Raiffeisen, poi il gruppo Interfida, poi sicuramente il museo di Mindrisio, il museo d'arte di Mindrisio, poi sicuramente i padri frati domenicani, la musica del Mendrisiotto, l'Università Cattolica di Milano, l'Archivio Venturino Venturi, la Fondazione Ernesto Balducci, la Scuola della Cattedrale, qui rappresentata validamente sia da Monsignor Borgonovo sia da Armando Torno, e anche direi il Centro Culturale alle Grazie. Il Centro Culturale dei Padri Domenicani hanno svolto un ruolo che poi è stato cucito e seguito e curato dalla professoressa Baioni nel famoso momento in cui noi siamo stati a Milano, all'Università Cattolica, alla presentazione e al momento fortemente vissuto del convegno luziano. Il primo passo che abbiamo fatto in questo evento è stata una cosa clamorosa, perché avendo chiesto a Monsignor Borgonovo la possibilità di leggere La Passione di Cristo, la famosa Via Crucis di Mario Luzzi, quella del 1999, su richiesta del Santo Giovanni Paolo II, ci è stato concesso di leggere La Passione proprio in Duomo, e abbiamo vissuto un grande evento anche per la presenza di Marco Nereo Rotelli, che ha illuminato in maniera sapiente l'interno del Duomo, aiutato in questo, sostenuto in questo dagli amici della CEPIM. Dopo il Duomo siamo corsi a Pienza per il nono anniversario della scomparsa di Mario Luzzi, abbiamo presentato un inedito in una plaquetta molto bella intitolata L'amore. Dopo Pienza, il 19 e 20 marzo, ecco, siamo all'Università Cattolica, il primo fondamento di questo nostro centenario così importante. Noi siamo interessati, dopo i primi momenti un po' di gossip, tra virgolette, insomma, noi siamo interessati che il nostro web sia animato scientificamente per la diffusione degli scritti e delle poesie e della letteratura di Mario Luzzi, con le analisi critiche, quindi aver avuto il privilegio di un incontro tra tanti personaggi illustri della critica letteraria nazionale e internazionale all'Università Cattolica. Questo convegno è divenuto proprio il punto centrale, il nostro punto d'onore, tant'è vero che tuttora sta girando dentro il nostro web. Quando aprite la pagina del nostro web trovate sicuramente ancora volutamente il convegno su Luzzi all'Università Cattolica. Poi siamo andati a Firenze, alla Badia Pesolana, un posto meraviglioso, per presentare di nuovo, così richiesti, di nuovo La Passione di Mario Luzzi, quindi un'altra lettura, un altro attore, direi fortunatamente. E quindi anche lì la nostra
la nostra emozione. La nostra emozione perché? Perché comunque a Padre Balducci ci lega una esperienza editoriale importantissima, dove agli inizi proprio della mia passione editoriale sta proprio questo rapporto tra me, Padre Balducci, e la Giunti Editore, con delle edizioni intitolate l'edizione Cultura della Pace. Quindi mi sembrava molto giusto, visto i rapporti che c'erano stati con Balducci, tra Balducci e Mario Luzzi, di essere anche lì a onorare il Mario Luzzi e l'amicizia sono i confronti Balducci. Poi siamo ritornati a Mendrisio per una serata, non dimenticandoci della nostra sezione musicale, che avrà prossimamente, l'anno prossimo, momenti importanti e di rilievo, direi, perché prima di tutto sarà il 20° della scomparsa del grande maestro, del grande pianista. Però abbiamo avuto la fortuna di trovare un inedito di Mario Luzzi che descriveva l'arte del maestro Benedetto Michelangelo. Abbiamo preso spunto da questo inedito per presentarlo certamente al pubblico, quindi di nuovo richiamarsi a Luzzi, ma non dimenticare il nostro grande maestro. Infatti la nostra sezione è onorata di avere dentro questo rapporto vero, vissuto, d'accordo dal presidente, ma non ha importanza, con un pianoforte peraltro messo incomodato gratuito alla musica del Mendrisiotto, che è un pianoforte illustre, essendo l'ultimo strumento suonato il 7 maggio del 93 ad Amburgo da Arturo Benedetti Michelangeli, e che è stato acquistato dal nostro gruppo di Lugano. Poi siamo stati felicemente a Montepulciano a incontrare gli studenti del liceo classico. È stata una giornata importante, abbiamo parlato con tutti gli studenti, con i docenti, abbiamo avuto un momento significativo, perché comunque non si può dimenticare che Mario Luzzi è stato anche un grande insegnante, e quindi abbiamo lasciato documentazione, abbiamo lasciato libri a tutti i ragazzi, libri di Luzzi evidentemente, e con grande gioia di tutti, perché comunque erano tutti ragazzi estremamente preparati ad accogliere la parola, i segnali che abbiamo portato tutti insieme quel giorno. Poi l'altro grande avvenimento, e direi forse il più clamoroso, perché comunque è diventato un avvenimento scelto da Mendrisio, non imposto, in qualche modo affettuosamente promosso dalla nostra associazione, ma non abbiamo preso nessuna posizione, neppure nella curatela delle due mostre, Mendrisio ha sostenuto il comune e quindi il museo d'arte. È stato prodotto un catalogo importante, ma la cosa clamorosa e quindi fondamentale di questo avvenimento e quindi di queste due mostre è che nacque una scintilla che era pericolosa per un ambiente come il nostro, che è molto preciso. Giustamente, se si fa le mostre bisogna essere precisi, tecnici, professionisti, però la verità è che questa mostra è riuscita da nazionale o da cantonale o da comunale, non so, chiamatela come volete, ad essere portata a Pienza. Quindi tutta la mostra è migrata a Pienza è entrata dentro al catalogo, e mentre
si prendevano decisioni per Pienza, sono state prese le decisioni anche per Siena. Quindi in questo momento, in quel luogo, direi forse il più raffinato di Siena, che è l'ospedale di Santa Maria della Scala, c'è la mostra di Mendrisio, la mostra di libri, e la mostra di carte e la mostra di quadri. Quindi questo è l'altro evento capitale della nostra, del nostro percorso del centenario. Poi, per non farsi mancare la bellezza, siamo andati a Firenze, all'abbazia di San Miniato al Monte. Tutti conoscerete la basilica di San Miniato al Monte. A San Miniato al Monte, in una serata magica, bellissima, tre giorni dopo il putiferio che è successo a Firenze con il tifone, con tutti i vetri rotti dell'abbazia dei poveri monaci, abbiamo presentato Opus Florentino di Mario Rossi. Anche questo è stato fatto una lettura con una riduzione evidentemente preparata da Marco Marchi, un altro grande docente dell'Università di Firenze e stretto amico di Mario Rossi. Ci siamo spostati il 22 di ottobre al Senato e al Senato della Repubblica, in Piazza della Minerva c'è la sotto legge del Senato, esiste la biblioteca del Senato, la biblioteca Spadolini, e in una sala stupenda del chiostro della Minerva abbiamo ricordato Mario Rossi, senatore a vita, e abbiamo toccato i vertici per la nostra associazione per tanti motivi. Uno, perché è arrivato Sergio Zavoli in rappresentanza del Presidente del Senato Grasso, e due, perché durante l'estate ci eravamo scambiati delle lettere col Presidente della Repubblica, che mi aveva fatto rispondere al suo segretario assicurando la sua presenza salvo. In effetti è stato salvo, perché quel periodo, se ricordate, c'era tutto il trambusto della sua testimonianza ai PM di Palermo, eccetera, eccetera, quindi il Presidente ha preferito non presentarsi in pubblico, direi giustamente, però ci ha onorato di un telegramma che poi nottetempo è stato recapitato ad albergo a Roma, ma il giorno tempo via Svizzera è arrivato anche in Svizzera all'associazione, quindi abbiamo un documento per noi estremamente importante. Tralascio di leggerlo, però ci sono dei complimenti importanti, c'è un discorso assolutamente interessante su Mario Rossi, e c'è l'incoraggiamento alla nostra associazione, quindi il Presidente della Repubblica Italiana ha incoraggiato un'associazione svizzera ad andare avanti su questa strada. Dopo il Senato, in effetti chiudevamo un po' tutte le vicende italiane con la terza volta a rappresentare la Passione di Cristo, perché così i padri domenicani ci avevano richiesto, e abbiamo avuto l'onore di poterlo fare in quel luogo altrettanto meraviglioso come il Duomo di Milano, cioè la Basilica di Santa Maria delle Grazie. Una serata stupenda, una serata importantissima. Posso aggiungere che il Presidente Napolitano è stato... No, prima del Presidente Napolitano vi dirò che abbiamo mantenuto la promessa di pubblicare, per cui abbiamo pubblicato la plaquette, abbiamo pubblicato la nuova edizione di autoritratto, che è questa qui, e che gode di una nuova copertina ideata dall'amico Marco Rotelli. E abbiamo avuto la gioia veramente grande
poter contare sulla pubblicazione degli atti del convegno della Cattolica curati dalla professoressa Baglioni, e abbiamo pubblicato in 3 edizioni differenti la Passione di Ruzzi, secondo i 3 luoghi dove ci siamo stati a rappresentare. Per ultimo vi dirò che il Presidente della Repubblica Italiana ha mantenuto la promessa fatta tramite il suo segretario, che se non fosse potuto intervenire avrebbe fatto di tutto per convocarci al Quirinale, cosa che è avvenuta il 25 di novembre di quest'anno, e con un incontro direi clamoroso, almeno per noi, perché comunque ci ha intrattenuto 45, quasi 50 minuti. Ora non ci riteniamo politici o che cosa, quindi è stato veramente con interventi tutti corretti e appropriati. Quando gli ho consegnato il catalogo di Mendrisio, sfogliandolo si è accorto di una foto di Romano Bilenchi. Ah, dice Romano Bilenchi, dice sì, grande romanziere, grande scrittore, ero suo amico, dico sì, anche Ruzzi amava molto Romano Bilenchi. Concludo subito dicendo che al Presidente della Repubblica abbiamo consegnato questa scultura. Vicino al Presidente ci sono io, dall'altra parte c'è l'artista Emo Formiti, vicino a mia moglie c'è il figlio di Formiti, e vicino a Formiti c'è il Presidente del Centro Studi Pienza. Emo è un po' debole di gambe, si trascina, quindi per non avere imbarazzi io e mia moglie abbiamo preferito avere vicino queste due persone che lo aiutavano un po' a camminare. Bene, abbiamo consegnato questa scultura che è l'emblema del centenario, perché la barca è la prima raccolta di canti. In effetti nel 1935 venivano spediti a Guanda i testi da parte di Ruzzi, intitolati proprio La barca veicola canti. E allora io ho immaginato e ho spinto lo scultore, ma perché non realizzi, è uno scultore di arte povera, ma perché non realizzi una barca che sia l'emblema poi? E così è stato. Ne abbiamo realizzati e numerati 10. Presidente della Repubblica ne ha dato uno, un altro l'abbiamo dato in una serata speciale a Santa Maria delle Grazie, ai padri domenicani, perché veramente hanno dato un supporto morale e materiale, soprattutto materiale, considerevole, affinché tramite il Centro Culturale delle Grazie, affinché si potesse tenere il convegno, che come sapete non è un convegno gratuito, insomma bisogna corrispondere spese per tutte le persone che arrivano. Siccome noi abbiamo considerato il convegno un punto centrale e abbiamo considerato le due mostre di Mendrisio l'altro punto centrale, noi stasera vogliamo lasciare un segnale di questa nostra gratitudine al Museo di Mendrisio, che poi è un'emanazione chiara del comune di Mendrisio, chiaramente, però siccome è stato il museo che ha realizzato e che ha messo in piedi tutto, vogliamo lasciargli un attestato, e quindi abbiamo pensato di lasciare al Museo di Mendrisio proprio la scultura della barca. Credo che l'assessore Petternier possa rappresentare degnamente, essendo capo di Castero, degnamente il Museo di Mendrisio, per cui io vorrei che lei venisse qui, caro assessore, e ritirasse questa cosa.
questa scultura, quindi prego a tutti di fare un applauso al nostro. La scritta del primo traverso della barca, qui c'è tutto lo scritto della barca, autografo di Mario Luzzi. Questa è una barca, come vede, fatta in arte povera, questo è un piccolo ferro da stiro arrovesciato, questa è una paletta da dolce, questo qui è un mare inventato, e così l'abbiamo consegnato al Presidente della Repubblica, l'abbiamo omaggiato al priore dei padri americani, lo omaggiamo al Museo di Mendrisio, quindi l'assessore lo ringraziamo, questo è il libro. Ringrazio il nome del museo, consiglio di tutto il professor Simone Soldini che stasera si è scusato per impedirgli di venire, motivi familiari, e comunque è bellissimo, speriamo che sia la barca che per l'artista non un certo percorso. Ma gli abbiamo dato la giusta inclinazione, un po' di bolina ma non troppa. Grazie mille. Ecco, io ho terminato, vi ringrazio, scusate se mi sono dilungato, sembra come un'assemblea, in effetti, anziché dire i numeri, vi ho detto i fatti. I numeri, sappiate comunque che nella nostra associazione non esistono rimborsi spese, non esistono, nel senso che nessuno di quelli come noi che lavorano si fanno pagare la benzina, si fanno pagare i ristoranti, si fanno pagare gli alberghi, tutto quello che arriva dai soci, dalle istituzioni eccetera è usato o per le pubblicazioni o per queste serate, quindi null'altro. I nostri viaggi ognuno se li paga, quindi non sono usati denari né dei sostenitori privati né di quelli delle banche eccetera eccetera, servono solo per mandare avanti il Mario Luzzi e le sue opere. Bene, grazie. Penso che questa esposizione abbia dato un po' anche il bilancio di quest'annata, che effettivamente in alcuni momenti mi sembrava di essere in Italia, poi mi sono ricordato di essere in Svizzera, sotto il rifiuto del Presidente, ma era il Presidente italiano, eravamo nel Quirinale, quindi dimora di Papi, poi uso il Papa dei Savoia, eccetera, eccetera, laddove però effettivamente la Luzzi è stato accolto, ricevuto. C'è da dire una cosa, questa annata ha dimostrato effettivamente che c'è ancora un bisogno di poesia, anche se la poesia a volte è difficile scorgerla, trovarla, riprenderla, meditarla, sia per diciamo così, la confusione comunicativa che si è creata, sia forse per mancanza di punti di riferimento, però Luzzi ha rappresentato un punto di richiamo, un punto, diciamo così, di raccolta per molti. E io lascerei la parola a questo punto alla professoressa Baioni, che tra l'altro Paolo ha ricordato per il convegno alla Cattolica, quelle due giornate che effettivamente sono state notevoli, ha ricordato anche la pubblicazione degli atti. Io aggiungo soltanto che l'editore Storia e Letteratura, l'edizione Storia e Letteratura che li hanno pubblicati, li hanno portati proprio freschi di stampa il giorno al Senato, il 22 ottobre, e proprio l'hanno distribuiti lì, la prima distribuzione a Venitori. È una delle più prestigiose edizioni italiane, quindi è stata anche un omaggio, diciamo così, che effettivamente rimarrà nel tempo. La professoressa Baioni, dell'Università di Torino, ha preparato questa sera una relazione, una riflessione su Luzzi intitolata Il Logos si fa carne, se non sbaglio. Ecco. E tra l'altro questo è anche nel termine dell'incipit del Vangelo di Giovanni ed è per la liturgia ambrosiana anche la lettura della sera di Natale, il Logos si fa carne che viene in mezzo a noi. È una riflessione che effettivamente parte da Mario Luzzi, arriva al Vangelo, parte dal Vangelo, arriva nei testi di Mario Luzzi. Professor Baioni, a lei la parola. Grazie.
grazie a tutti per avermi invitato a questa serata a farmi parlare di Luzzi, che è un poeta che amo molto. La parola per Mario Luzzi ha sempre avuto un ruolo centrale, anche quando da giovane soprattutto è stato molto affascinato dalla filosofia, ha capito in maniera chiara che il pensiero non ha valore se non discende nella parola. Ha avuto consapevolezza del valore creante della parola, del suo potere di generare il pensiero. C'è una parola che serve il pensiero e una parola che genera il pensiero. E questo tema è il filo rosso che percorre la silloge per il battesimo dei nostri frammenti dell'85 e segna anche l'opera successiva del poeta fiorentino, il quale, in esergo proprio a questa silloge, pone l'incipit del Vangelo di Giovanni. In lei, la parola, era la vita e la vita era la luce degli uomini. La parola, la vita, la luce. L'incarnazione per Luzzi è il sale del cristianesimo. Infatti egli pone il Logos al centro di questa raccolta che definisce un poema non del nostro tempo, perché il nostro tempo è così frammentario e così convulso e non ha neppure una lingua probabile, forse non ha un tema che lo guidi, che lo addensi a certi principi. È un tempo di sofferenza, ma che rimarrà quasi inespressa. E quindi il Logos che si fa carne partecipa di questa stessa sconfitta, se non che lui rinnova il linguaggio testimoniandolo col sangue in un certo senso. E concludeva questo suo pensiero dicendo: questa è la sublimità del Logos, insomma, che si è fatto carne. L'educazione cristiana di Mario Luzzi affonda le radici negli insegnamenti esemplari della madre, amorevolmente dedita alla famiglia, insegnamenti spesso costituiti anche da semplici gesti quotidiani, a volte impartiti anche attraverso il silenzio. L'educazione religiosa derivante dal catechismo non ha attecchito molto, ne ha lasciato una grande impronta in lui, gli è scivolata via come acqua che scorre su un terreno impermeabile. I grandi maestri che hanno influito sulla sua poesia e sulla riflessione teorica di Luzzi sono stati senz'altro San Paolo, Sant'Agostino, San Giovanni Evangelista. Sul versante teologico bisogna citare almeno Teilhard de Chardin, Boros, Jacques Maritain, oltre al padre Dante. Luzzi ha una visione cristico-sapienziale del mondo e della vita, piuttosto infastidito dalle molte domande riguardo alla sua fede in Dio, riconosce di essere alquanto intollerante al discorso, lui diceva, che si fa per tradizione su Dio, discorso però accettabile riguardo a Cristo, e diceva: il magistero e la testimonianza di Cristo sono certo argomento che i cristiani credono divino, ma esso presuppone l'incarnazione, e cioè l'inserzione dell'umano. Ed ecco un argomento mediato con gli uomini affinché se ne parli nella nostra lingua, affinché sia assimilato al discorso possibile agli uomini. Il discorso su Cristo trova particolare eloquenza nella silloge per il battesimo dei nostri frammenti e raggiunge poi l'apogeo, insomma, nella Via Crucis, scritta su invito di Papa Giovanni Paolo II nel 99. Luzzi affida alla poesia il compito di rivelare la sua ritrosia a formulare un discorso sulla divinità e ne spiega anche i motivi, mirabilmente sintetizzati nell'epigrafe che è posta in esergo a un'altra silloge molto importante, che è Frasi e incisi di un canto salutare. Questa epigrafe è tratta dal De Divinis Nominibus di Dionigi l'Areopagita, che dice: poiché da un solo amore ne abbiamo
dedotti molti. Il Christus Veritas et Via si manifesta all'uomo nel Logos, è la kenosis del Logos. Attraverso la poies il poeta coglie questa kenosis e collabora per accrescimento all'opera creatrice del mondo, come dice egli stesso in un famoso saggio L'Inferno e il Limbo, ove confronta la poesia di Dante che opera per accrescimento e quella di Petrarca che commenta l'esistente. La discesa kenotica della divinità, ecco, trova riparo nell'umanità, dice Mario, sotto una gronda umana. È bellissimo questo, poi vi leggo qualche verso di questa poesia perché è troppo importante. Il Cristo si fa uomo nel grembo di Maria, condivide pienamente la nostra natura umana, eccetto il peccato. Egli manifesta e cela la potenza del Logos che deflagra nella risurrezione. In questa poesia, che si intitola Non startene nascosto, Mario dice: non startene nascosto nella tua onnipresenza, mostrati, vorrebbero dirgli, ma non osano. Il roveto in fiamme lo rivela, però, è anche il suo impenetrabile nascondiglio. E poi l'incarnazione si ripara dalla sua eternità sotto una gronda umana, scende nel più tenero grembo verso l'uomo, nell'uomo. Sì, ma il figlio dell'uomo in cui deflagra lo manifesta e lo cela. Luzzi ben comprende che il Logos non può essere rinchiuso nel suo universo intellettuale, sia perché è infinitamente più grande, sia perché il mancato rapporto dialettico di incontro-scontro con il reale ne contraddice la natura. Il versetto del Vangelo di Giovanni, posto in esergo alla silloge per il battesimo dei nostri frammenti, getta un fascio di luce sul significato della natività. Il Logos che si incarna, lotta, muore e risorge, attraversa la parola e la veste di luce, la trasfigura. Il poeta, come tutte le creature, vive la stessa metamorfosi del Logos. Deposte le vesti dello scriptor, non scriptor ma scriba, egli si trova nella condizione dantesca di sperdimento nella selva oscura, alle prese con la decifrazione di segni, alla ricerca di una via verso la luce che lo riporti fuori dal buio a rivedere le stelle, che trasformi insomma la enigma in cherigma. E in naturalezza del poeta tratteggia bene il profilo dello scriba. Ve lo leggo perché è troppo importante questo passo. La prima cosa che il poeta deve comunque far dimenticare è dimenticare egli stesso di essere l'attore. Sarà arrivato vicino alla verità quando nella sua opera attori risultino gli altri. La natura nelle sue circostanze frammentarie come nei suoi profondi principi, ed egli appaia l'interprete e il testimone. Là dove la personalità del poeta tende a imporsi, ad affermarsi come tale, o anche semplicemente a enunciarsi come alcunché di distinto dalla necessità intrinseca dell'oggetto e delle parole, l'indiviso e l'universale che sono nell'uomo avvertono una sorta di prevaricazione. La personalità del poeta, in altre parole, non esiste allo stato autonomo, ma si attua, si determina in re, vale a dire nasce, rinasce e si conferma solo dalla misteriosa concomitanza di forze che dà luogo alla poesia. E così pure qualunque ideologia preliminare che concerna la
che concerna la vita o l'espressione, è cosa ben caduca e misera se non lascia la parola direttamente alle cose. Ecco, lui diceva, questo significa la naturalezza del poeta. È la poesia che parla, non è il poeta. Il poeta è scriba, non è scriptor. La parola incarnata vigila e attende l'approssimarsi dell'evento fino a quando esso irrompe e l'accende di luce, le dà significazione. Il discorso poetico di Mario Luzzi, orientato verso la luce, è costituito principalmente dalle sillogi per il battesimo dei nostri frammenti, frasi incisi di un canto salutare, culmina nel viaggio terrestre celeste di Simone Martini, apoteosi dantesco paradisiaca della luce. E tra tutti i pittori della luce, il nostro sente Simone Martini come il più vicino a sé, come colui che in un certo senso è legato anche alla sua infanzia, al suo inscindibile legame con Siena. Mario con Siena, diceva Siena, la rivelazione dell'amore, delle ragazze, della poesia. Anche perché lui vedeva in Martini si opera un processo dialettico fra colore e luce, quindi fra materia e trascendenza materica, che opera un passaggio dalla luce al colore e dal colore di nuovo alla luce indivisa, per ricongiungimento e per fusione. Ciò che accade nel momento della creazione poetica accade, dice Mario, di necessità. La parola muore a molti significati e nasce altra per altri possibili significati. Essa è al di là dello stretto possesso del poeta, perché è situata nella corrente di attività del mondo, cioè nella natura, nella creazione. Il linguaggio collabora a questa opera di prosecuzione del mondo, è immerso profondamente nel vivo della metamorfosi. E metamorfosi è parola chiave e ricorrente nella poesia e anche nella vita di Luzzi. Basterebbe confrontare i saggi critici, i titoli delle sillogi delle diverse sezioni. Concetto esplicitamente richiamato alla memoria dal volume di Giancarlo Quiriconi, insigne studioso di Luzzi, che si intitola proprio Il fuoco e la metamorfosi. Il fuoco considerato come momento dell'ardore e dell'entusiasmo e la metamorfosi come eterno rinnovarsi della vita. Tutto avviene in limine tra la vita e la morte, in modo particolare nella poesia, che è fondazione dell'essere mediante la parola, cioè salvataggio dalla dispersione e fondazione dell'esistenza su basi autentiche. I punti di intersezione tra la poesia e la morte sono lo slancio verso un'assoluta vicinanza al mondo che può essere raggiunta solo nella separazione dal mondo. Questo può apparire paradossale, ma è così. La separazione per eccellenza è la morte. Nella solitudine della morte si verifica quella lontananza dove accade la vicinanza assoluta al mondo. Questo concetto è molto ben esplicitato nel testo di Boros che Mario ben conosceva. Il poeta opera sempre in limine, quindi ha in sposa la vita e contemporaneamente la morte, che è solo una diversa forma di vita, vita mutatur, non tollitur. Il poeta uccide e discioglie la parola per farla rinascere altra, per darle significazione. È un processo inarrestabile che vuole che ogni parola nasca sulla rovina di altre divenute inservibili. A un certo punto della sua vita e della sua poesia, Luzzi sembra di rilevare una sorta di kenosis del linguaggio e mi riferisco alla silloge Dottrina dell'estremo principiante, che è l'ultimo libro edito dall'autore vivo nel 2004 in occasione dei suoi 90 anni.
crolla, in cui si assiste a una sorta di discioglimento del discorso, fino a che questo discorso diventa proprio solo un miscuglio di suoni e di rumori che termina nel silenzio. Ma questo silenzio è una voce, che è la voce di Dio. Dice questa poesia, vi leggo solo alcuni versi. Infine crolla su se medesimo il discorso, si sbriciola tutto, in un miscuglio di suoni, in un brusio, da cui pazientemente emerge detto il non dicibile tuo nome, poi il silenzio, quel silenzio si dice è la tua voce. Luzzi riconosce nel silenzio la voce guida e il binomio silenzio-voce per lui costituisce un'endiadi, non un ossimoro, come si evince da una sua intensa riflessione in cui egli afferma che l'uomo è totalmente immerso nell'universo, il quale universo è pensato come silenzioso. A questo punto è legittimo domandarsi se sia un silenzio che presupponga un'assenza di suono oppure un silenzio che sia esso stesso una forma di linguaggio. La parola che irrompe nel silenzio interrompe in realtà un discorso in atto. Si pensi per esempio alle estasi dei mistici. Silenzio e voce quindi altro non sono se non il retto e il verso della medaglia. Silenzio e voce, lui dice, non sono fondamentalmente contrapposti. Talora si presentano come linguaggi alterni. Uno, la voce, si stacca dall'altro, il silenzio, ma aspira a ritornarvi. Aspira anche a compenetrarsene, a farlo entrare nella vocalità come componente profonda. Luzzi ha una grande consapevolezza della capacità ermeneutica della parola poetica, così come della sua diafanità. Anche se la parola sembra a volte relegata nel limbo del silenzio, essa, proprio perché è parola poetica, ha in sé la volontà di resistere, di penetrare la contraddittorietà del reale e di ergersi verso l'alto in un canto salutare. Vi leggo alcuni versi di una poesia che si intitola Rimani tesa, volontà di dire. Dice: rimani tesa, volontà di dire, tua resti sempre e forte la nominazione delle cose e degli eventi, non cedere umiltà e potenza, muto sotto le specie di grida e vaniloquio è l'assedio che ti stringe, muta la subdola intrusione dell'insignificanza, dell'indifferenza. Procombono nella loro nullità, umiliate, non toccate dal desiderio umano. Muoiono l'una dentro l'altra, molto proliferando le cose, gli avvenimenti. Ma tutti la vita li contiene, tutti, e procede imperiosamente. Tu sai questo e questo ti conviene. Prima dell'incarnazione e della Pentecoste, la finitudine dell'uomo era cieca, diceva Mario. Il poeta si domanda che cosa affligga l'uomo, che cosa lo limiti, e individua l'imputato nell'intelletto umano, dice: l'intelletto umano è in lui la finitudine, la infligge all'essere, al vivente, all'incommensurabile e alle briciole che pensa. Sarebbe rotta e onta non ci fosse pietà per la nostra insufficienza.
Tuttavia la parola poetica trasfigurata dal Logos risulta vincente, anche se insidiata dalla consunzione quotidiana e dai vari strumenti e fenomeni di omologazione che tentano di depotenziarla. Tutto nella pratica della vita, nella storia, scrive Mario, tende a corromperla la parola, a renderla mero segno, a depotenziarla, a destituirla di senso, a renderla convenzionale, non più spirito ma lettera. Sicché, con l'incarnazione del Logos, vinto anche il nemico della corruzione, la parola può unirsi alla sua essenza. I frammenti battezzati sono rinati nell'acqua del battesimo e in questo lavacro che apre le porte della vita è stata varcata la soglia della speranza e la parola purificata può volare alta e toccare nadir e zenith della sua significazione. Grazie. Bene, grazie alla professoressa Baglioni che ci ha portato dentro la parola e ovviamente il progetto di Mario Luzzi. Ora, Monsignor Gianantonio Borgonovo, so che non è diciamo la prima volta in Mendrisio e tutti lo conosciamo, arciprete del Duomo di Milano, professore di ebraico, fondatore della scuola della cattedrale, autore di libri importanti. Non faccio adesso l'elenco, non dirò questo, ma Monsignor Borgonovo, che appunto è entrato nei mesi scorsi nel progetto Luzzi aprendo le porte del Duomo di Milano, questa sera è qua proprio anche per, diciamo così, offrirci una riflessione un po' particolare sul Natale. Monsignore, parliamo del Natale, parliamo anche di qualcosa che è avvenuto storicamente. Di solito i padri della Chiesa non sono d'accordo, o almeno non si trovano d'accordo, per fissare una data della nascita di Gesù. Di solito quel logo che si fa carne e viene tra noi non è, diciamo, facile metterlo su un'agenda, però lei ha trovato qualcosa di questo genere e quantomeno le ultime ricerche che ha condotto sul Natale, forse adesso le ascolteremo, proprio in margine e accanto, dentro quello che è stato il messaggio, grazie a quanto appunto si è fatto ascoltare il professor Paglioni, di Monsignore. Sì, prima grazie innanzitutto di essere stato invitato qui di nuovo a Mendrisio da Paolo Mettel e da voi tutti. Incontrarvi è bello ed è bello prendere la parola per parlare del mistero della nascita di Gesù, mistero non nel senso banale di qualcosa che non si sa o non si conosce, ma mistero nel senso di qualcosa che si rivela nascondendosi nella storia. Ecco, proprio partendo dunque dalla lirica di Mario Luzzi citata dalla professoressa Baglioni, che paragona il roveto e l'incarnazione, immagine molto patristica, perché in molti testi dei padri la verginità di Maria è paragonata a questo roveto che brucia e non si consuma, ed è un roveto in fiamme che lo rivela, però è anche il suo impenetrabile nascondiglio. Come dall'altra parte l'incarnazione, che è appunto una eternità che si fa tempo, che si fa uomo, verso l'uomo, nell'uomo sì, ma il figlio dell'uomo in cui deflagra uno scoppio quasi, lo manifesta e lo cela. E difatti i racconti evangelici che riguardano la nascita di Gesù sono proprio questo. La storia, così avanzano nella loro storia e avanzano parole che nascondono
rivelando, o rivelano celando. Tanto è vero che se uno, magari lo potete fare come vostro esercizio, legge di seguito i due capitoli introduttivi di Matteo, i due capitoli introduttivi di Luca, noti appunto come Vangeli dell'infanzia, e li leggete uno di seguito all'altro, vi è molto per cui rimanere sconcertati. Alla fine i dati in comune sono che Gesù è nato a Betlemme da Maria e Giuseppe in un modo sorprendente, perché non erano ancora convissuti, e Matteo ci aggiunge la paura di Giuseppe, perché era giusto e considerava Maria non traditrice, non colpevole, ma considerava mistero dello spirito quanto stava avvenendo, e quindi aveva pensato di licenziarla in segreto. E invece proprio dall'alto gli viene suggerito che è vero, sì, quello che si sta compiendo in Maria è opera dello Spirito, ma tu lo chiamerai Gesù col tuo nome, con la tua discendenza. Ebbene, dunque, i pochi dati della storia sono in comune, sono che è nato a Betlemme da Maria e Giuseppe in modo perlomeno sorprendente, problematico, al tempo verso la fine del regno di Erode. Riusciamo a vederlo chiaramente in Matteo, questo si suppone in Luca, per tutte le date che dà come ambientazione dell'evento di Gesù e della sua nascita, con molto acume. Luca dà tutti i dati a lui disponibili per ambientare cronologicamente la nascita di Gesù, e dice appunto: all'inizio, al tempo di Erode, re della Giudea, è il legame che Matteo sviluppa, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, eccetera, eccetera. Poi invece, quando inizia a parlare della nascita, dice: in quei giorni un decreto di Cesare Augusto si ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo censimento fu fatto prima che Quirinio fosse governatore della Siria. Sto ritraducendo perché la nostra versione italiana, che usate anche voi nella liturgia, ha un errore di traduzione, o almeno fa interpretare in maniera erronea. Dice: questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria, ma questo porterebbe la data di nascita di Gesù subito verso l'11 dopo Cristo, troppo in là. Questo censimento fu fatto prima che Quirinio fosse governatore della Siria, distinguendo dunque i due censimenti, e tutti andavano appunto a registrarsi nella propria città, e anche Giuseppe dalla Galilea si mosse verso la Giudea, città di Davide. E questo permette dunque di collocare dentro l'ambientazione storica, nella nascita almeno, perché poi il capitolo terzo di Luca ha un'ambientazione ancora più solenne che dà tutte le altre coordinate. Tutto il resto, i racconti di Matteo e di Luca, hanno uno sviluppo loro proprio, che parte dalle scritture da una parte e dalle vicende di Gesù ormai adulto dall'altra, o meglio, ormai alla fine della sua vita, perché sono gli eventi della Pasqua a illuminare la sua infanzia, la sua nascita. Pensate al racconto dei Magi, che sarebbe
nel Vangelo di Matteo, sarebbe impossibile comprenderlo senza quello che è avvenuto attorno alla Pasqua, quando i sacerdoti si alleano con Pilato e anche in parte con Erode per far fuori questo Gesù, come nel racconto dei Magi, appunto questi sapienti dell'Oriente che arrivano fino a Gerusalemme, ma poi hanno bisogno delle scritture e coloro che conoscono le scritture li indirizzano a Betlemme, ma poi appunto la loro alleanza diventa tra l'alleanza tra Erode e i sacerdoti e gli scribi diventa un motivo di pericolo per il bimbo Gesù, e allora Erode, con una delle scene più crudeli, anche più crude di tutta la narrazione biblica, fa uccidere tutti i bimbi di Betlemme dai 2 anni in giù, da quando pressappoco avevano detto i saggi dell'Oriente che era apparsa la stella. Ecco, tutti questi racconti, illuminati dalle scritture e dalla Pasqua di Gesù, dicono chi è questo bimbo che nasce. Ma alla fine, per noi moderni, sembra che tutto sia molto evanescente, tanto è vero che purtroppo questi racconti sono quasi diventati delle leggende sulle bocche delle nonne che raccontano ai loro nipoti le vicende, appunto, narrate dai Vangeli in una forma fiabesca. Niente di tutto questo. Quello che vorrei dirvi in questo intervento è proprio che la verità storica di questi racconti non sta nell'esattezza delle cose dette, a partire appunto da quei pochi dati che vi ho ricordato, ma sta invece nella profonda convinzione di agganciarsi a delle memorie di gruppo che ricordavano bene alcuni particolari e altri invece erano sfumati, ed erano allora particolari dedotti dalle pagine della scrittura. Le scritture allora erano quelle di Israele, solo quelle di Israele. Da lì dunque arrivano tutti quei passi che in qualche modo danno corpo alla narrazione di Matteo e di Luca. Matteo soprattutto, essendo uno che scrive per una comunità giudaica, giudeo-cristiana, di giudei che provenivano dal giudaismo e che erano ormai passati alla confessione messianica in Gesù e conoscevano bene quindi le scritture, e quindi dopo la genealogia perfetta, Gesù figlio di Davide, figlio di Abramo, da Abramo fino a Giuseppe, dopo questa genealogia perfetta presenta 5 citazioni attorno alle quali costruisce il suo racconto, 5 citazioni come 5 sono i libri del Pentateuco fondamentale della Bibbia ebraica. Un motivo di serietà dietro questi dati, che non sono delle leggende, ma che si radicano in una storia contemplata, come ci insegna Luzzi, motivo di nascondimento nel mistero e di rivelazione. Guardate che bello questo termine italiano. Rivelazione significa svelare, ma poi subito velare di nuovo. A differenza del tedesco, che parla di Offenbarung. Offenbarung sarebbe un portare all'aperto, uno svelare completo, alla luce del meriggio. Questo invece rivelazione dice un nascondimento mentre si svela. Ed è esattamente in questa luce che vorrei appunto entrare in uno dei temi che parlano della serietà della storia che sta dietro questi racconti e che non si limitano però ad essere dei racconti esteriori di ciò che avviene, ma entrano dentro nel mistero attraverso le scritture. Ed è proprio il problema della nascita di Gesù.
è un dato molto preciso quello che viene mantenuto dalla tradizione evangelica e poi sviluppato in continuità dalle chiese dopo la tradizione evangelica. È noto che i calcoli fatti da questo monaco di Roma incaricato dal Papa appunto per portare, monaco del VI secolo, per portare la data della Pasqua in maniera seria a tutte le chiese, hanno dato alla fine delle conclusioni leggermente errate, purtroppo a quel tempo a Dionigi il Piccolo mancavano alcuni dati importanti che erano disponibili di per sé, ma purtroppo Dionigi il Piccolo non leggeva Giuseppe Flavio. E allora, dal momento, partiamo da questo dato, la localizzazione cronologica della nascita di Gesù quando Erode non è ancora morto, Erode il Grande, Erode il re della Giudea, di tutta la Giudea. Dal momento che Erode è morto il 13 marzo del 750 ab urbe condita, che significa del 4 avanti Cristo, Giuseppe Flavio ricorda un giorno di eclisse lunare, ed è per questo che si riesce a dare la data precisa, non ricordata da lui. Le eclissi lunari in quegli anni furono molto poche e questa è quella che probabilmente è meglio localizzabile come data della morte di Erode, 13 marzo del 4 avanti Cristo. Gesù dunque deve essere nato almeno qualche mese prima di questa data. E dicevo, la fedeltà delle chiese a partire da questo dato parte anche da un'altra constatazione importante, premessa da tenere presente. In quel tempo, nella terra di Giudea, erano usati due calendari fondamentali, due, ma non solo due. I più importanti erano questi due. Il calendario giuliano era usato dai greco-latini, fu introdotto nel 46 avanti Cristo da Giulio Cesare, però questo calendario era già stato studiato nei dettagli dai sacerdoti di Egitto nel 239 prima di Cristo, ma costoro avevano tanta sapienza ma poca potenza per imporre un calendario. Occorreva un'autorità forte per permettere a un calendario di prendere forza in una tradizione che andava avanti per altre forme. Pensate alla Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese voleva introdurre un nuovo calendario e non c'è riuscita. Nel giro di pochi anni è sparito il calendario della Rivoluzione Francese. Qui invece Giulio Cesare nel 46 riuscì ed era uno dei due calendari più importanti in vigore in Giudea. L'altro era invece il calendario ebraico, quello almeno in uso nel Tempio, quello ufficiale, che era un calendario lunisolare, fondamentalmente lunare allora, con alcune correzioni per il ciclo cosiddetto metonico, questi 19 anni per ritornare ad avere le stagioni al tempo giusto. Ebbene, la tradizione della Chiesa di Oriente e i primi padri nelle località orientali collocavano la data di Gesù il 6 gennaio del calendario giuliano. Ancora oggi le chiese d'Oriente celebrano il Natale, alcune chiese d'Oriente celebrano il Natale come avvenuto il 6 gennaio. Bisogna distinguere due problemi però, se non vi confonde troppo le idee, cioè il fatto che quel 6 gennaio sia il 6 gennaio ricordato dal calendario giuliano e invece il 7 gennaio
che ormai è diventato il corrispettivo nel nostro calendario gregoriano di quello che era il calendario giuliano. Cioè, in alcune chiese d'Oriente si usa ancora il calendario giuliano, quindi il 25 dicembre sarebbe come il nostro 25 dicembre, ma per loro cade ormai 13 giorni dopo rispetto al nostro calendario. Quindi le chiese d'Oriente celebrano il 25 dicembre, che per loro è però il 7 gennaio. Ebbene, io sto parlando invece di quelle chiese d'Oriente che celebrano il Natale il 6 gennaio. La Chiesa di Roma invece, già prima del Concilio di Nicea, prima del IV secolo, colloca la nascita di Gesù il 25 dicembre. Uno sembrerebbe subito così lontano, dice, ma qui sono, non sapevano più quale data fosse veramente, è possibile che non sapessero più, però è strano, è strano. È strano anche perché è strano che non si ricordi la data di nascita di un grande amico e per di più di una persona così importante. E poi qualche moderno dice, ma è chiaro perché si celebra il 25 dicembre, perché c'era la festa della luce, del solstizio invernale, e quindi i romani, la Chiesa di Roma e l'Occidente hanno sostituito alla festa del Sol Invictus, del sole vincitore, hanno sostituito a quella festa la nuova luce che nasce per la salvezza di tutti gli uomini, cioè Gesù Cristo. Non bisogna fare questa confusione. Vedremo che c'è una coincidenza di date, ma il 25 dicembre non fu scelto per soppiantare la festa pagana celebrata in tutto l'impero della luce che comincia a vincere le tenebre, bensì assunse questi caratteri della festa della luce perché la data del 25 dicembre cadeva proprio vicino alla festa della luce. È diversa la storia. E ricordo che il solstizio invernale non è il 25 dicembre, era nel calendario giuliano, almeno in quell'epoca, ancora il 21, presso poco il 22 dicembre, ma non il 25. Poi progressivamente i giorni si sono accumulati nel ritardo. Quello che voglio dirvi è che queste due date, il 6 gennaio e il 25 dicembre, in realtà si riferiscono allo stesso giorno, ma in due calendari diversi. E questo è per dire che le memorie anche non scritte e anche le memorie storiche di questi primi due capitoli di Luca e di Matteo sono radicati nella storia reale, ma come mistero. Perché? Perché Gesù sarebbe nato, infatti, il 25 del mese di Tevet, mese del calendario giudaico, che in quell'anno, sottolineo in quell'anno, non sempre, corrispondeva al 6 gennaio del calendario giuliano. Allora, abbiamo i mesi del calendario lunare che vanno avanti per loro conto, ogni anno diverso, e quell'anno, il 25 del mese di Tevet, corrisponde al 6 gennaio del calendario giuliano. In altre parole, il 25 dicembre sarebbe la memoria popolare, non scientifica, del mese invernale ricordato. E in Giudea, 25 di Tevet, ma a Roma Tevet. Cos'è Tevet? Allora diventa il mese invernale. Tevet era un mese invernale, e il mese invernale è invece per noi il dicembre. Mese invernale come il mese del dicembre latino, pressappoco è quello. Non si sa fare troppi calcoli ulteriori. Quindi questa è una memoria più popolare. Dall'altra parte invece, il 6 gennaio
sarebbe la trascrizione più scientifica, perché quel 25 di Tevet, quell'anno, era il 6 gennaio del calendario giuliano. Ebbene, attorno alla data della morte di Erode, che abbiamo detto, secondo le testimonianze di Giuseppe Flavio, è il 13 marzo del 4 avanti Cristo, quindi prendiamo in considerazione dal 10 avanti Cristo al 10 dopo Cristo. In questi anni vi è un solo anno in cui il 25 di Tevet del calendario ebraico coincide astronomicamente al 5-6 gennaio del calendario giuliano, un solo anno. Gli altri hanno delle divergenze molto maggiori, ma addirittura di settimane, perché il mese lunare gira, E questo è il 5 avanti Cristo. Precisamente quindi nel 5 avanti Cristo, un anno prima della morte di Erode, un anno e qualche mese, come vedremo, il 5 avanti Cristo aveva il 25 del calendario di Tevet corrispondente al 6 gennaio del calendario giuliano. Ma sappiamo che il giorno giudaico inizia dal vespero al vespero, dalla sera alla sera, non da mezzanotte a mezzanotte. Quindi possiamo dire che il 25 di Tevet comincia nel momento in cui c'è ancora il 5 gennaio, perché inizia nel vespero del giorno prima. Propriamente la coincidenza delle due date si ha dalla mezzanotte al tramonto del giorno dopo. La coincidenza tra il 25 di Tevet e il 6 gennaio dura dalla mezzanotte, perché fino a mezzanotte è ancora 5 gennaio, poi inizia il 6, secondo il calendario giuliano, e dura fino al tramonto. Gesù quindi, qui possiamo fare i calcoli con tutti gli strumenti che oggi possediamo, Gesù quindi sarebbe nato di giovedì, che era il 25 di Tevet nel calendario ebraico, se volete secondo il computo ebraico del 3756 dalla creazione del mondo, e oppure il 6 gennaio del 748 ab urbe condita, cioè il 5 avanti Cristo, come diciamo noi, tra la mezzanotte e il pomeriggio, perché solo in questo periodo le due date effettivamente si possono sovrapporre. È una piccola cosa, non serve granché, ma serve a dire che tutte queste memorie non sono fondate sul relativismo, sono invece fondate su memorie ben precise, anche se poi le tradizioni, come la divergenza tra la tradizione orientale e la tradizione romana, hanno portato a una discrepanza. Da una parte una tradizione che va avanti convinta, giustamente convinta, che la memoria sia il 6 gennaio, e dall'altra parte la convinzione che sia invece il 25, e purtroppo però non il 25 di dicembre, ma il 25 di Tevet. Tutto questo per dire che il mistero che sta dietro a questi racconti è molto più profondo della nostra capacità di leggerli così in superficie. Non so se mi sono spiegato. Molto così. A una lezione veramente particolare, perché partendo dal testo dei due Vangeli, Matteo e Luca, gli unici tra l'altro che hanno un racconto, perché Marco non ce l'ha, e Giovanni ovviamente parte con il Logos, che abbiamo ricordato all'inizio, un signore ha fatto questa ricostruzione,
toccando tra l'altro degli argomenti, diciamo che il suo è stato un'esposizione che ha toccato degli argomenti grandi, come un pochettino di più del Monte Bianco, dell'Everest forse, però ci ha portato a Salvamento dandoci questa data, e di questo lo ringraziamo. È un omaggio al Natale fatto concretamente con delle date, con gli strumenti. Ha toccato la data della cronologia occidentale, Dionigi il Piccolo, che tra l'altro era piccolo per motivi di umiltà, non perché fosse proprio piccolino, lui si è chiamato così. Ecco. E Dionigi il Piccolo, è vero, non ha letto Giuseppe Flavio, però pasticciava con le matematiche, che gli astronomi di Alessandria invece conoscevano bene. E tra l'altro questa ricostruzione della cronologia, un giorno sarebbe bello se Monsignore ce la raccontasse, perché è veramente è stata una ricostruzione paurosa, perché non è che Dionigi il Piccolo abbia cercato all'inizio la data di nascita di Cristo, ma voleva trovare un punto di riferimento per la Pasqua, perché la Chiesa orientale, lo posso dire, Monsignore, fissava la data della Pasqua e la comunicava alla Chiesa occidentale, chiaramente dietro un piccolo compenso. Ovviamente molte volte la comunicazione arrivò anche tardi, tanto più che per paura c'è un anno in cui si fanno vari anni in cui si fanno due volte la Pasqua, lo racconta Bede il Venerabile nella storia ecclesiastica degli anni, per paura di non festeggiare la Pasqua, la fissavano e la festeggiavano, poi dall'Oriente arrivò la comunicazione, dice no, beh, noi facciamo un'altra, ecco, cioè questo per dire l'importanza anche di queste feste, dobbiamo vederle in una cornice. Però Monsignore ha toccato degli argomenti che poi erano veramente vissuti, erano molto belli, e allo stesso tempo ci ha portato così nel cuore del Natale e ci ha fatto vedere come le citazioni di questi Vangeli effettivamente corrispondano a una realtà che si può anche toccare, ci si può avvicinare, si può vedere, forse non si può scoprire definitivamente il mistero, ma ovviamente ci si può avvicinare, e di questo lo ringraziamo, Monsignore. Quando poi una sera Monsignore vorrà raccontarci della riforma gregoriana, lui diceva ci vuole un grande potere per fare una riforma di un calendario, infatti che hanno dovuto fare Giulio Cesare e un Papa, altri che hanno tentato di cambiare, fallimento completo. La rivoluzione francese non ha combinato quasi niente, a parte che poi ha cominciato a contare gli anni da settembre, è venuto fuori un macello, per cui il primo anno della rivoluzione non è l'89 come tanti credono, ma è il 92, per cui calcolare gli anni della rivoluzione francese è sempre un problema, con il cambio delle date è più complicato che questo. Poi ha tentato l'inneo, no? Anche di fare un calendario, mettendo ogni giorno, anziché il nome di un santo, il nome di un fiore che sbocciava, anche lì è stata una riforma illuministica fallita anche quella. Senza contare poi i margini di fanelli, settimane, i 10 giorni. Voglio dire, ci sono anche dei popoli lontani da tutto dalla problematica religiosa nostra, come i Maya, che avevano fissato un calendario comodissimo, no? Se ben ricordo. Di 12 mesi, ciascuno dei quali è 30 giorni, ma ne mancavano 5, e questi hanno preso una decisione, a mio giudizio, saggissima, e li chiamavano in Fausto e stavano ad aspettare che passassero. In quei giorni poteva accadere di tutto, e quindi alluvioni, faceva niente, è una cosa, insomma, è una forma di saggezza così. Però se Monsignore una volta volesse parlarci anche della riforma del calendario, perché è un oggetto di storia ecclesiastica più che civile, perché la riforma civile, ma scusi, concili anche civile, perché in realtà abbiamo perso nella storia occidentale 11 giorni che non sono mai esistiti. Gregorio XIII è passato dal 4 ottobre al 15 ottobre di voto, no? E sono stati persi dal 5 ottobre al 14 ottobre del 1582 non sono mai esistiti nella nostra storia occidentale, perché sono stati saltati. Per sistemare il calendario e ovviamente per rimettere in sesto almeno il sole con, diciamo, la vita della Terra. Teniamo presente che poi Monsignore può raccontarvi anche delle discussioni fatte nei concili, eccetera, eccetera. Io semplicemente finisco questa serata ringraziando la professoressa Baglioni, ringraziando Monsignore, ringraziando Paolo Andrea Mettere e tutti voi, e di fronte a quegli 11 giorni tagliati nell'ottobre 1582, cito semplicemente uno dei grandi amori della mia vita, che è Michel de Montaigne, che lì sa, nel terzo libro dice: il Papa ha ragione,
la riforma del calendario era indispensabile, ma chi mi restituisce quegli 11 giorni? Ringrazio la professoressa Baioni e il signor Borgonovo e Armando Torno, anche Armando Torno. Su Armando Torno è necessario fare un piccolo annuncio, perché se no fate come me, perché io in questi giorni del 7 dicembre alla Scala eccetera eccetera ho sfogliato il 6 e il 7 oggi e non ho visto nessuna firma di Armando Torno. Armando Torno era una firma sicura per l'inaugurazione della stagione alla Scala. Sapevo di certi movimenti. I movimenti sono avvenuti dal 1 dicembre. Armando Torno è editorialista del Sole 24 Ore, avendo chiuso il rapporto felicemente come si deve con il Corriere della Sera, evidentemente. Dopo 15 anni, e comunque è firma come editorialista del Sole 24 Ore un suo articolo di spalla di mercoledì sul Corriere Economico, parlava proprio del Fidelio, quindi si è allargata oggi. Quindi il Sole viene contaminato improvvisamente di cultura e non solo di cultura economico-finanziaria, quindi noi ne siamo felici. Domenica però intervento sul Domenicale. Domenica comincia con il Domenicale. Comunque se volete poi trovare Armando Torno e i suoi scritti e le sue interventi.